Terzo derby consecutivo per la formazione cremisi, quest'oggi al della vittoria di scena il Monte Giorgio del neo mister Domenico Izzotti, reduce da due sconfitte consecutive contro la Nuova Florida ed il Pineto. Stesso discorso per la formazione di casa che negli ultimi 180 minuti ha rimediato due sconfitte contro la San Benedettese ed il Vasto Girardi. Molta la curiosità sul fronte fermano per verificare il primo assetto tattico del neo mister che manda in campo la squadra rosso-blu con un 4-2-3-1 con Leonetti terminale offensivo supportato da D'Agostino, Cardoni e Zancocchia. Sul fronte cremisi, quest'oggi maglia grigia, invece ritorna disponibile Vitello, schierato sulla fascia sinistra d'attacco con Moscati al centro e Tizzi sulla destra. Linea mediana ugualmente a 3 con Marcelli, Papaserio e Massarotti, difesa composta da Lattanzi e Mataloni, esterni con Stefoni e Zitti centrali. Dopo nemmeno un giro d'orologio, conclusione di testa di Leonetti, l'estremo difensore locale ferma in due tempi. Due minuti più tardi sono ancora gli ospiti a spingere. Dalla sinistra Cardoni si libera di un avversario, tira in porta, Gagliardini respinge, Leonetti si avventa sul pallone ma il numero uno locale riesce nuovamente a respingere. Al sesto minuto di gioco D'Agostino crossa per Leonetti che spedisce al lato. Al 19° cambio forzato per i padroni di casa, si infortunia Zitti, al suo posto Zannini getta nella mischia Filip Nagy. Cerca di colpire di rimessa la compagine ospite. Questa volta Zancocchia mette di poco al lato alla sinistra dell'ex Gagliardini. Squadra di casa che non riesce ad imbastire una trama di gioco degna di tale nome e per vedere il primo tentativo in avanti dai padroni di casa bisogna arrivare al 40° quando dalla sinistra Vitello entra in area di rigore ospite e riesce a guadagnare un tiro dalla bandierina. L'ultima azione del primo tempo al 47° e 30° su un capovolgimento di fronte, Cardoni impegna nuovamente il portiere locale costretto a rifugiarsi in angolo. Primo tempo che si chiude in perfetta parità su un terreno di gioco che con il trascorrere dei minuti diventa sempre più pesante a seguito dell'incombente pioggia che insiste a Tolentino. Nella ripresa i padroni di casa sembrano essere scesi in campo con una migliore concentrazione rispetto a quanto fatto vedere nella prima frazione di gioco. Al 7° D'Agostino subisce un fallo fuori aria, batte Zancocchia, pallone che finisce sul fondo. 4 giri di orologio più tardi ancora un tiro da fermo per i fermani, batte De Angelis, respinge la difesa locale, ci riprova Monza che guadagna l'ennesimo angolo. Inizia la girandola delle sostituzioni in campo, il Tolentino prova a costruire ma assai sterile in fase di stoccata finale. La gara scorre via incanalata più che mai con la divisione della posta in palio, ma al 45° con la forza della disperazione la formazione di Zannini tenta l'incursione dentro l'area di rigore della formazione rosso-blu. Ospite Vitello viene contrastato irregolarmente da De Angelis, il direttore di gara senza esitazione indica il dischetto, dagli 11 metri si prende l'onere dell'esecuzione del rigore Matteo Pallecchi. Pallone alla sinistra di Forconesi e squadra cremisi che sblocca il risultato. Nel festeggiare l'autore della rete dei padroni di casa prende anche un cartellino giallo. A questo punto Domenico Izzotti getta nella contesa anche per Pai. Al 48° cartellino giallo ai danni del numero 20 locale che è costretto anzitempo a guadagnare gli spogliatoi per un fallo sulla tre quarti ai danni appunto di un giocatore rosso-blu. L'ultima scintilla ospite al 52°, susseguentemente un'azione d'attacco. Santori non c'entra il bersaglio grosso, pallone che finisce sul fondo. Seppur con tanta ma tanta fatica e sofferenza, la squadra del presidente Romagnoli trova il primo successo interno stagionale. 3 punti che mancavano dal lontano 10 aprile scorso, 2-1 ai danni del Castelfidardo. Allora mister, una partita che ormai sembrava incanalata sul pareggio, poi il rigore finale ha cambiato tutto. Sì, un episodio negativo purtroppo per noi, anche se amo commentare la partita nei 90 minuti, dove penso che la squadra abbia fatto un'ottima prestazione. Come dicevamo, una squadra che ha lottato sin dal primo minuto la sua, sin dal primo tempo, poi nel secondo ovviamente il campo ha condizionato un attimino l'andamento del gioco. Sì, anche se devo dire che nel primo tempo abbiamo avuto diverse palle gol, nella seconda parte non ne ho contate molte per noi né per loro, quindi se facciamo un raffronto, ripeto, tra palle gol subite e create, noi siamo in netto vantaggio, però poi il risultato è quello che è, quindi non posso far altro che dire ottima prestazione, viene meno il risultato. Ecco mister, tanto lavoro, la sua prima settimana sulla panchina appunto del Monte Giorgio, ovviamente quando la società ha chiamato lei non poteva che non rispondere.
No, io non potevo rispondere, attenzione, però io nel momento in cui divento allenatore del Monte Giorgio mi assumo tutte le responsabilità del caso, quindi non è che scarico su altri queste situazioni, se ho accettato perché credo in questa squadra, continuo a farlo e di conseguenza ringrazio la società per avermi dato questo incarico, colgo l'occasione anche per ringraziare il collega Baldassarri che a mio modo di vedere ha fatto un ottimo lavoro, purtroppo mi dispiace non aver esordito con un risultato positivo. Allora, mister Zannini, vittoria che mancava dal 10 aprile dell'anno scorso contro il Castelfidardo, l'ultima vittoria interna del Tolentino, è stato sfatato un tabù? Quello che contava non è tanto il tabù, ma era contava vincere, perché troppe le situazioni della settimana che erano venute fuori, quindi i ragazzi erano venuti fuori da questo inferno. Hanno fatto una prestazione in primo tempo abbastanza contratti, però secondo tempo secondo me hanno tirato fuori l'orgoglio, hanno tirato fuori l'anima e con Vitiello l'ultima azione siamo riusciti a creare questa situazione di calcio rigore battuto da Pallecchi e quindi sono contento per questi ragazzi che si sono tutta la settimana, durante la settimana, le tre partite da San Benedetto in poi prodigati in un grande sacrificio e quindi adesso non abbiamo fatto niente e dobbiamo andare avanti, pensarci in Alba Longa perché è questo l'obiettivo nostro. Io do un ringraziamento particolare a tutto lo staff, in particolar modo a Ettore Ionni. Ettore Ionni che si prodiga tutta la settimana, pensate, sta a San Benedetto, viene avanti e dietro con il treno, questa settimana, da sabato in poi, non è riuscito mai a riposarsi e non riesce nemmeno a dormire. Quindi un collaboratore veramente, sono fiero di avere questi collaboratori. E il resto, la truppa la già conoscete, dai Tiziano ai Simone, ai Salvucci, ai Paolo, e al nostro preparatore dei portieri e questo per me è un orgoglio lavorare con questa gente e dobbiamo fare risultati adesso basta di essere lodi dobbiamo stare dritti e lavorare come dico sempre e fare risultati.